Dopo essere andato alla riscoperta di Faenza nelle ultime edizioni della mitologia classica custodita nei tesori culturali della città, il progetto La comunicazione attraverso il colore, giunto alla sua ottava edizione, avrà come tema centrale la natura. Come ogni anno saranno quasi 200 i bambini delle scuole elementari di Faenza, Brisighella e Modigliana che attraverso la tecnica dell'acquerello realizzeranno i disegni che andranno a comporre la grande mostra a conclusione del progetto che quest'anno vede la collaborazione dell'Istituto di Persolino. È un progetto maturo, naturalmente sotto la guida, diciamo così, dell'Istituto Comprensivo Europa, che è la cabina di regia. Sempre con il costante contributo della BCC, Credito Cooperativo Ravennate di Molise, che ci sostiene da 8 anni, e praticamente con la grande collaborazione di tutte le maestre del comprensorio che va da Modigliana, Brisighella e tutti gli istituti comprensivi di Faenza, compreso il paritario Sant'Umiltà. Quest'anno il tema pittorico è quello, lo dice la parola, no? La comunicazione attraverso il colore, partiamo dal verde e quindi spaziamo nella natura, in termini scientifici, nella botanica. E questo fatto è molto qualificante perché converge con delle visite guidate all'Istituto Agrario Persolino, dove gli alunni che sono i beneficiari di questo progetto, 180, andranno a visitare i laboratori didattici di Persolino, andranno a visitare l'ambiente, andranno a visitare i roseti e ci sarà poi l'insegnante che farà da guida e che li ospita. E poi infine chiudiamo, anche se ci sono delle altre cose da dire che magari poi le diciamo e le sviluppiamo meglio, chiudiamo con una mostra conclusiva a Villa Orestina che è della Fondazione Caldesi a Castelraniero, quindi siamo ancora così nel bell'ambiente della prima collina faentina. Come mai la scelta della natura quest'anno? La scelta della natura perché io stesso, vabbè, fra parentesi, un po' pittore, diciamo, sono un paesaggista e questo tema lo volevamo toccare per una ragione anche molto semplice, che noi pensiamo che questi i bambini, che i giovani siano degli osservatori acuti, che la natura ce l'hanno davanti agli occhi tutti i giorni, ma non la vedono come va osservata nella sua meraviglia, ecco. E niente, poi vorrei così chiudere dicendo che non è che necessariamente vogliamo ricavare dei pittori da questi bimbi, no? Vogliamo ricavare invece qualche cosa che oggi si sta perdendo, la creatività, ovvero è una società, la nostra, che chiede maggiormente di dover fare dei conti, di dover fare l'informatica, il computer, di dover sapere scrivere bene, leggere bene, ovviamente ci sta tutto, però è una società che dà meno importanza alla creatività. Noi siamo qui, e lo diciamo come fatto prioritario, per portare la creatività. 8 anni di comunicazione attraverso il colore, ma che cosa ha imparato il docente dai bambini in tutti questi anni? Innanzitutto bisogna essere ben svegli, perché loro sì, loro hanno da insegnare tanto, hanno da insegnare che cosa? La carica straordinaria che hanno, il momento magico della loro vita è quello, veramente, 8, 9, 10 anni, e ti insegnano che sono innanzitutto, ti faccio un esempio, io vado in una classe dove ci sono 8-9 nazionalità, questo mi insegnano, quando io entro sono già nella globalizzazione a livello di praticamente integrazione, ci sono albanesi, ci sono cinesi, ci sono rumeni, ci sono che si abbracciano, che stanno vicini, che si vogliono bene, che si aiutano. E mi insegnano che proprio il laboratorio artistico, di pittura, è un buon laboratorio per unire, aiutarsi, si aiutano l'un l'altro nelle difficoltà e sono tutti di nazionalità diverse. Questo mi hanno insegnato l'integrazione. Federico Lega per Faenza Web TV.